Non è un gol vittoria, è un gol che dà comunque il pareggio alla tua squadra e credo che sia un gol che forse dividerai a metà con Rillo. Sì, sicuramente. Francesco ha messo una bella palla, io sono arrivato, ci ho creduto fino all'ultimo. Sì, è stato un gol per me anche emozionante, prima dei professionisti, quindi non ha portato alla vittoria, ma per me vale anche qualcosa in più. Però sono contento, abbiamo lottato in un campo non facile. A proposito del campo non Ciao. facile, a un certo punto, ciao, è sembrata una vera e propria battaglia dal campo. Tu hai giocato il secondo tempo, che sensazione hai avuto? Che tipo di partita è stata? Un po' strana da un Sì, certo punto in poi. sicuramente non era facile. Loro comunque l'hanno messa sull'aspetto fisico, anche perché comunque giocare era difficile, provare a giocare perché il campo comunque non lo permetteva. Però comunque noi siamo subito abituati, ambientati al campo e comunque abbiamo lottato fino alla fine, con le nostre forze e con le nostre idee. Può essere Marco questo 2-2 che non è una vittoria, però magari visto che è arrivato in rimonta, un episodio che può contribuire a farvi sbloccare anche alla ricerca della Sì, vittoria. sicuramente, sicuramente. Comunque anche oggi un po' di fortuna è stata anche dalla nostra parte. Quindi speriamo di continuare così, con questa cattiveria e di andare Sperate di andare avanti così, probabilmente anche migliorare qualcosina, avanti. Sì, perché insomma i sicuramente. punti sono solo tre e alle porte c'è uno scontro diretto. Come te la immagini la partita di sabato con la Viterbese? Come tutte le partite dobbiamo affrontare. Sempre con la testa giusta, con la giusta cattiveria e di portare a casa i 3 punti. Queste sono sempre le nostre idee, la nostra mentalità. Non è facile comunque affrontare squadre su questi campi, però sicuramente dobbiamo ripartire dagli ultimi 40 minuti, mezz'ora che abbiamo fatto, perché siamo stati una squadra e siamo stati cattivi.